adesso qui il problema è, scusate, cosa ne pensi del non lineare? Il non lineare è tutto quello che va un po' così a zig zag. In troppi pensano che la vita sia come un romanzo o come un film. La vita non è come un romanzo, è come un film. È come il parco della Caffarella dove adesso entriamo. Dove tutto accade simultaneamente. Che stiamo a fare qua? Costantini, di qui andiamo, sì. Qui davanti. Integrarsi e a creare una, appunto, una Pax Romana. Laboratorio. Conosci un po' il parco della più antica? Il Talmud è fatto apposta per mettere in discussione le certezze. Quindi massimo rispetto per i marrani. Però i marrani, che si possa aggiungere sui marrani, vennero attaccati fortemente dai cristiani. Buttiamo a destra noi. A me piacerebbe tantissimo, ma ho saputo che c'è fango. La Vaccareccia è bella perché è piena di pecore. La possiamo intravedere. Ah, vedi, questa è un'altra bella. È una maiolica che non è ovviamente romana, ma 500, 600, 700. Moderno. Mettiamo, va bene, va bene. Chi è esperto di cultura etrusca e mi sa dire che cosa corrispondeva Dioniso a nella cultura? E questi qua sono fratelli. A proposito di quello che c'è qua, guardate quello che c'è là. Credo che sia medievale questo. Si chiama Urban Experience, facciamo delle esplorazioni urbane. Però tieni conto che c'erano anche delle... E non solo, Roma è stata una città madre, nel secondo secolo ha raggiunto più di 1 milione di abitanti. Allora Marana no. E questo comporta un esercizio dello sguardo. Ecco, questo è Marana o tratto dell'Almone. Questa è la Marana con R sola, please. E da lì nasce l'Almone e da lì nasce Roma. Sul change making, che significa? Eccone un altro, proprio giusto. Ragazzi, all'occhio clinico. Lo sguardo creativo dei cittadini può entrare in politica, influenzare la politica, ma non l'arte, no, perché l'arte si degrada con la politica. Il Tevere ha scritto Roma e la confusa. L'Almone è stato inquinato a più non posso. È lì, è a pochi passi. Però anche sono curioso perché io penso che Roma il Monte Cavo ha più del Tevere e più della Mille. Però perché questo era il fiume che portava le origini della città, perché dal Balonga ai Latini è una delle matrici, che c'è quella etrusca. Lo sguardo qui ci voleva l'Almone, no, vero? Nella maniera più assoluta. E devo dire, fino a un anno fa c'era questa barriera di canne con tutte bottiglie di plastica inficcate anche dentro. Ritorniamo e andiamo verso l'uscita.